Intanto oggi ci troviamo a parlare di un provvedimento che a livello nazionale è un provvedimento storico, Superbonus 110%, che riguarda la rigenerazione degli edifici privati, un provvedimento che non si era mai visto prima. Lo facciamo però attraverso un progetto di legge, recependo alcune modifiche che derivano dal PDL, dalla legge semplificazione. Lo facciamo con questo progetto di legge regionale che ha due criticità, uno nell'iter e uno nei contenuti. Intanto sono state modificate ben tre leggi regionali, tutte molto tecniche e molto complicate. 21 modifiche alla legge regionale 15 del 2013 sulla semplificazione edilizia, 8 modifiche sulla 23 del 2004 vigilanza e controllo sull'attività edilizia e la 24 del 2017 che prevedeva 3 modifiche alla legge che prometteva di ridurre il consumo di suolo e 3 norme transitorie. Per un totale di 35 articoli, tutti tecnici, su materie di settore, come dicevamo, urbanistica ed edilizia, che toccano anche recenti decreti nazionali. Il tutto esaminato in 2 sedute più l'udienza conoscitiva, con l'illustrazione fatta il 7 di dicembre e deliberato nella commissione del 16. 10 giorni per deliberare un progetto di legge di tale portata. Senza peraltro, e qui lo dico non per come accusa nei confronti del personale regionale, ma non abbiamo neanche avuto il testo coordinato, quindi le modifiche, soprattutto per i monogruppi, andarci a vedere ogni volta di 3 testi di legge che cos'è stato modificato è un impegno in più che è aggravato sui consiglieri. E ribadisco, non lo dico come accusa verso il personale regionale, però mi pare che ci sia stato anche un mancato passaggio di consegne con il personale nuovo che gestisce le commissioni, che ha tutto il mio rispetto e che secondo me lavora bene, però questo è un dato di fatto. Tutto questo con in mezzo 2 giorni di assemblea legislativa, dove dentro c'era il PDL Grandi Derivazioni, che questo è un progetto di legge importante e molto tecnico. C'è stata in più l'informativa sull'alluvione del Modenese, che non era prevista, quindi un impegno in più, mentre con le commissioni eravamo in piena sessione di bilancio. Capite bene che è complicato lavorare così. E allora, io non so qui dentro quanti abbiano letto questo progetto di legge cosiddetto semplificazione. Come dicevo, l'iter velocissimo non ha sicuramente aiutato in questo senso. Avevo chiesto la cortesia di fare una seduta in più per poterlo affrontare nei modi e nei tempi dovuti, anche perché, come Movimento 5 Stelle, lo sapete, questa è una misura che è stata voluta soprattutto da noi e quindi chiedevo la possibilità di esaminare nel merito, con i tempi dovuti, soprattutto gli articoli che riguardano il superbonus, richiesta che è stata purtroppo respinta. E questo progetto di legge tocca dei temi sensibili, oltre al superbonus. Il permesso di costruire in convenzione, con l'articolo 14, strettamente legato alla proroga dei PUG, di cui se ne è rimandata la partenza con l'assestamento di bilancio, misure per accelerare la conclusione dell'istruttoria dei condoni edilizi pendenti e, come dicevo, il superbonus, una misura che è nata dalla volontà del Movimento 5 Stelle, che è un volano per il rilancio del settore edilizio, come lo è, come ha indubbi benefici anche per l'ambiente. Ci dite, assessora, che gli interventi di questo progetto di legge servono per agevolare l'accesso al superbonus 110%. Quello che però non dite è che per fare questo, grazie al comma 6 dell'articolo 6, che avete inserito, si consente indirettamente di usufruire di questa misura anche in presenza di abusi edilizi, senza nessun obbligo di sanarli prima e contestualmente. Questa è una discussione che andava fatta con i modi e i tempi dovuti, lo ribadisco. E la richiesta c'è stata ed è stata totalmente inascoltata. Faccio un esempio di un caso pratico. Ho una villa singola con un ampliamento abusivo abusivo e sottotetto trasformato in appartamento con cucina e bagno, faccio l'intervento di cappotto nella parte di casa concessionata, piano terra e piano primo, evitando di fare interventi sull'ampliamento abusivo nel sottotetto. Con la norma nazionale non potrei usufruire del 110 perché l'asseverazione viene fatta su tutto l'immobile. Con la norma che state inserendo regionale, invece, lo stato legittimo lo limitate alle parti della casa interessate dal
110. Quindi, traducendo il tutto nella pratica, posso di fatto rifarmi casa gratis a spese dello Stato, che non mi dà il 100, mi dà il 110%, risparmiando, consentendomi anche di risparmiare sulle bollette per il miglioramento della classe, delle due classi energetiche, tutto questo senza sanare alcun abuso. Perché? Perché state interpretando a vostro piacimento in maniera estensiva ciò che fu fatto nel DL semplificazioni con una certa logica per i soli condomini, ovvero asseverazioni solo sulle parti comuni in caso di utilizzo del 110 e non sulle singole unità immobiliari. Senza quella previsione normativa, gli interventi del 110 solo su quella tipologia di edifici non sarebbero mai partiti. Perché? Perché un caso di irregolarità nell'appartamento del mio vicino poteva bloccare i lavori su tutte le parti comuni per gli interventi trainanti, impedendo così agli altri condomini in regola di poter godere del superbonus 110. Questo principio voi lo estendete a tutte le tipologie di abitazioni, indiscriminatamente, anche a quelle singole, in cui l'abuso e la sua sistemazione non può dipendere da altri se non da me che l'abuso l'ho fatto. E per chi non lo sapesse, la possibilità di sanare c'è, e anche con cifre affrontabili che si aggirano intorno ai 1000 euro, quindi non è questo ostacolo che qualcuno potrebbe pensare. Non solo, proprio dentro a quel DL, con la modifica dell'articolo 9 del testo unico dell'edilizia, è stato inserito il certificato di stato legittimo di un immobile, ovvero una dichiarazione asseverata che attesta che l'immobile è stato costruito nel rispetto della legislazione urbanistica ed edilizia o che lo stesso presenta tolleranze costruttive che non compromettano l'agibilità dell'immobile, il famoso 2% come soglia di tolleranza. Valido questo non solo per le compravendite, ma anche per usufruire delle agevolazioni fiscali che non sono riconosciute per i fabbricati da legge nazionale, questo la legge ci dice, non sono riconosciute per i fabbricati su cui sono stati realizzati interventi abusivi. Infatti, uno degli aspetti del superbonus, da sempre sottolineato dai tecnici in tutte le occasioni, è che quello degli immobili con abusi edilizi non sanati non possono mai beneficiare, oltre che delle altre agevolazioni fiscali, anche del superbonus 110, articolo 49-50 del testo unico dell'edilizia. Al fine di poter accedere al superbonus serve un certificato di conformità urbanistica che permetta di verificare se l'immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. Grazie ad esso è possibile stabilire se l'immobile è in regola oppure no, e in quest'ultimo caso l'entità dell'abuso. Sono mesi che viene ricordato come un mantra in tutti i dibattiti di sanare l'abuso e poi procedere con la richiesta dei lavori di superbonus. Sanare l'abuso e poi accedere al superbonus. Questo aspetto, oltre che ad essere giusto e rispettoso di chi rispetta le regole, soprattutto tiene conto che si stanno dando più soldi di quelli che uno spende, e sarebbe una stortura concedere questa possibilità a chi non è in regola con le normative edilizie. Tra l'altro, giova ricordare che il superbonus, proprio ieri, in sede di esame del bilancio a livello nazionale, è stato prorogato al 2022 con un accordo di maggioranza. Quindi assessora, è coinvolto anche il Partito Democratico in questo senso, per estenderlo al 2023, i 3 anni che tutti ci chiedono. In legge di bilancio, inoltre, si permette ai comuni di assumere più personale dedicato esclusivamente al superbonus. Quindi io credo che tutte le obiezioni sollevate anche da ANCI, che peraltro parlava delle situazioni ante 67, non di tutti gli immobili indiscriminatamente, perché se c'è un problema, loro lo hanno rilevato per gli edifici che riguardano le annate prima del 67, voi l'ho allargata a tutti. Quindi io credo che cadano anche tutte le obiezioni dei comuni sulle tempistiche per adempiere agli obblighi che riguardano questa misura. Tra l'altro vorrei ricordare che ci sono comuni che si sono messi avanti con la digitalizzazione delle pratiche, penso al comune di Bologna, e molti altri in questi anni non hanno fatto nulla. Allora anche mi viene da chiedere, lei in questo anno che cosa ha fatto per favorire la digitalizzazione? Perché non si può pensare che un problema lo si svincoli così, non facendo più nessun controllo. E allora, se per semplificazione ed accelerazione si intende permettere a tutti di poter eseguire superbonus su immobili non conformi con abusi, non credo che si possa esitare ad essere contrari. Tra l'altro, non ha nemmeno senso che sia la Regione a disciplinare questo aspetto.
perché quello che vale per noi non vale per i cittadini di altre regioni. Andiamo a creare così cittadini di serie A che hanno percorsi agevolati, dove avranno le asseverazioni fatte solo sulle parti del 110, e cittadini di serie B di altre regioni che queste agevolazioni non ce le avranno. Allora, se i problemi sono i tempi delle pratiche e se il problema è quello del personale nei comuni, bisogna agire lì e il personale va implementato e lo si fa anche con le misure che sono state prese a livello nazionale. Non è pensabile risolvere soltanto qualche controllo. Non stiamo parlando di lungaggini, ma questa è la base dell'edilizia. Tutto questo io lo dico con grande dispiacere, perché avevo colto una disponibilità in commissione a rivedere questo articolo, anche cercando dei compromessi che a me non piacciono, dico la verità, però ho anche fatto l'emendamento per dire concentriamoci solo sugli edifici ante 67. È una cosa che io non avrei mai fatto, che però se serve per evitare la liberalizzazione che si sta facendo tout court, per me possiamo fare anche questo. È un passo che io voglio fare in avanti nei vostri confronti. In questo momento io non ho avuto nessuna disponibilità né al dialogo né al confronto, al contrario di quanto si era detto in commissione. E me ne dispiace, perché questa è una misura, come sapete, di bandiera del Movimento 5 Stelle, e faccio molta fatica ad accettare quel comma 6 dell'articolo 6 che avete inserito interpretando malamente la norma nazionale.